Ciao fans, prima di iniziare questo video vi ricordiamo che è da pochissimo online tutto il nuovo merchandise. Infatti vedete il banner che appare qua sotto. Non c'è veramente un banner, Luna, lo mettiamo in post-produzione, è inutile che guardi adesso. Il link per lo shop è in descrizione nella biografia del video. Ad esempio adesso abbiamo su le felpe nuove. Com'è, Luna? Bellissima. Allora, la mia è un modello crop da donna, quindi vuol dire che è un pochino più tagliata, crop tagliata. Sì. Serve per metterla coi pantaloni a vita alta. Non esatto. Che io sia un esperto di moda, però questo è quello che è emerso dall'analisi del mercato. Ho la mia stampa creata da me, molto semplice, infatti mi piace un sacco. Ho scritto solo The Moon Riders con questa elettrocardiogramma con la moto, e è disponibile in bianco e nero. Invece io ho il modello quello un po' più elaborato, con la scritta colorata qua davanti, che ho scritto The Moon Riders, però questa ha anche la stampa sul posteriore. Che detto così è un po' brutto. Sì, in effetti dicendolo mi sono reso conto che non era il massimo. Comunque ha la stampa anche dietro ed è tipo così. Un nuovo logo appena sfornato dal grafico. Luna quasi fosforescente, scritta in orizzontale, molto colorata, e moto con Eros sopra, che impenna. Siamo qui oggi perché abbiamo finito di editare, tutti i video della seconda stagione, e quindi, come la fine di ogni film, libro o comunque capitolo di questa avventura, è giunto il momento di tirare le conclusioni. Quindi in questo video abbiamo raccolto tutte le esperienze peggiori o comunque non così felici di queste prime due stagioni, perché c'è qualche clip anche della primissima stagione. Quindi, a differenza del solito, dove vi lasciamo solo i giri con le emozioni del momento, cioè vivete con noi quello che stiamo vedendo, questa volta vi raccontiamo a posteriori cosa è successo e cosa andiamo a vedere. Abbiamo deciso di aprire il video mostrandovi cosa può succedere delle volte quando si ha troppa attrezzatura attaccata alla moto o attaccata a noi stessi. Cazzo, amore, ma il telefono mi è caduto. Guarda, guarda dove si è fermato. Si è fermato lì sotto. Bastato lo sguardo per vedere la strada, non l'ho visto più. Ma è presente il panico. Porca troia. Quello era il mio iPhone che ha deciso di abbandonarmi. Molto bene. Adesso ci rimettiamo in moto. Per fortuna al telefono non è successo nulla. Ho perso la 360 per strada. Non bene. Porca vacca, se dura in salita a correre. Amore, si è rotta? No. Ma si è sganciato proprio il palo? Si è spaccato il supporto della GoPro. Ha perso la vista 360. Ha visto, ti ha sentito. Amore? Arrivo. Vabbè, dai, c'è una parte in cui scendo dalla moto e inizio a correre. Dura correre in salita, eh. Quindi, a parte questi piccoli inconvenienti in cui l'attrezzatura si è salvata alla fine, adesso vi faccio. Anche se il cavo dell'iPhone, quando ha fatto 50 capriole, in realtà si è spezzato dentro nel connettore. Poi, in effetti, da quella volta lì, un po' il connettore lo dava qualche problemino, eh. Che si disconnetteva quando c'era collegato il Mavic, ti ricordi? Ah, sì, che vero. Spariva le immagini. Secondo me è stato un po'. Da quella volta lì è iniziato un po' il declino del mio 6S. Quindi una delle cose che ci è successa anche è uscire con il sole e trovarsi in mezzo all'acqua, diciamo, ovviamente senza antipioggia. È una delle cose che succede più spesso in realtà, sì, perché esatto. Guardiamo le previsioni, danno sole pieno e diciamo vabbè, ma non lo portiamo l'antipioggia che è pesante, ci ingombra, ci dà fastidio. No, anche perché è sempre ingombrante, abbiamo sempre i zaini pieni, quindi lo lasciamo sempre a casa, ecco, più o meno. E poi questo è quello che succede. Ai ai ai, che tempo bello! Oh! Lo senti? No, no, è l'odore proprio di tutta l'acqua che prenderemo. Piove, ma porca. Occhio che è bagnato qua. Domani febbre. Ma non è così brutto da piovere. Ecco, l'ho detto, piove più forte. Vabbè, giro bagnato, giro fortunato. La situazione, come potete vedere, si è messa veramente male. Adesso non è che piovigina, piove proprio. Ci sono i fiumiciattoli a bordo strada. Questi hanno l'antipioggia, molto male. E ma come facciamo come Simba? Io rido in faccia al pericolo. A few moments later. Ma tutto bene? Ma tu, amore, ci sono i canali? Ma che cacchio è? Ma che merda è? Ma c'è la gente che la fa in macchina.
Ma tutto bene? Oh, santa madre! Oh, ti giuro, il navigatore di qua mi fa andare. Le mingala... No, mica stiamo smerdando tutti. Ci sarà la moto da lavare un'altra volta. Comunque, Luna, non ho per niente un buon presentimento, Vabbè, dai, ormai siamo qua. Ti ricordi quando ho detto, cavolo, non abbiamo preso l'antipioggia? E tu hai detto, ma cosa vuoi che serva? No, ho detto che non era prevista pioggia. A few moments later. Che cazzo è? Porca... Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. Per ovviare al problema degli antipioggia grossi, ingombranti, eccetera, che ci portiamo poi alla fine solo se c'è veramente il rischio di acqua, abbiamo comprato dei kiwi della Decathlon da 6,99. Sì. Che portiamo, alla fine sono tipo grandi così, una volta che sono sigillati, li mettiamo nello zaino, ci portiamo dietro quelli, che male che vada, ce li mettiamo sotto alla tuta in pelle, perché sopra non ci stanno, e comunque ti riparano. Cioè, le gambe alla fine se ti bagni chi se ne frega. Però almeno rimanere asciutti in questa parte qua, che poi se sei bagnato si sente quando vai in moto. Ecco, abbiamo trovato questo rimedio, diciamo, casalingo. Ma anche il cappuccio comodo, ti ripara dal collo. Perché oltre a mettere il keyway della Decathlon, ci infiliamo anche il cappuccio e poi mettiamo il casco. Esatto. E questa roba qua evita all'acqua di infilarsi dentro la tuta. E quindi rimani, cioè, in realtà sembra che la testa è in un sacchetto una volta che metti il casco. Però effettivamente non ti bagni e ti tiene al caldo. Una mia idea. Luna Colombo is the solutions. Anche se la prima volta ho cercato di metterlo sopra la tuta, è rimasto tipo così, che non riusciva più a muoversi. More, me lo togli. È vero. Perché era stato pensato per fare le camminate, quindi ho preso proprio la taglia S. Non era stato pensato per metterlo sopra. A parte che anche io che ho preso due taglie in più, in realtà non mi entra comunque, perciò. Comunque, a parte questi pericoli che arrivano dal cielo, pericoli, beh, insomma, dipende su che strada sei, spesso i pericoli sono anche in terra, molte volte è colpa della natura, nel senso che vai in montagna, rotolano i sassi, vabbè, li trovi sulla strada. Però molte volte, la maggior parte forse, è colpa dei comuni, delle province, delle regioni, che insomma la manutenzione stradale non è quasi mai la priorità, ecco. No, un po' un optional. Poi macchina. Molta gente che abita dal centro Italia in giù, soprattutto a Roma magari, ci scrive, vabbè, ma quelle saranno mica buche. Sì, va bene, ho capito, però come ci è capitato nella prossima clip che vedrete, prendere una voragine, perché quella veramente era una voragine in piena percorrenza curva, hanno andata bene che dall'altra parte non arrivava nessuno, e quindi, cioè, l'abbiamo presa e o cadavamo o tiravamo sulla moto e andavamo nell'altra corsia. Abbiamo raddrizzato e siamo finiti completamente nell'altra corsia. Figa, tutto a posto? Tutto bene? Minchia, mi sono spaventato anch'io. Presente una buca. Sì, ma non si può lasciare una buca del genere in curva, guarda. Sono dei criminali, va. Ah no, non hai preso quello, tra l'altro. No, questo è preso. Meno male non sei caduta. Meno male che non l'avevo messo dall'altra parte. Tra l'altro, limite a 70, noi andavamo a 54. E ciò nonostante abbia rischiato. E noi abbiamo provato per scrivere alla provincia, al comune, anche la Proloco avevo scritto, e niente, c'è gente che mi ha detto che quella buca è tale quale da circa 10 anni e non cambia niente. Ho scritto anche al giornale di Biella, perché quella buca è in provincia di Biella, niente, proprio messaggio visualizzato e nessuna risposta. Cioè, della serie, io ci provo anche, noi ci proviamo anche a fare qualcosa, però poi se dall'altra parte c'è menefreghismo totale, viene anche difficile. Poi vabbè, quando invece i pericoli arrivano dalla natura, quindi spesso ci capita di trovare i sassi lì sui passi in mezzo alla strada, quello che facciamo, se si può, che non c'è tanto traffico eccetera, che magari se no rischia anche di essere tamponato, ci fermiamo e li spostiamo, così almeno chi arriva dopo non rischia di ammazzarsi. Esatto. Perché se magari guardi il paesaggio e ti trovi lì un ciotolo così in centro corsia, lo prendi e ti schianti. Porca puttana, c'era un masso in mezzo alla strada, l'ho evitato di un non nulla. Il mio senso civico mi fa spostare la pietra. Ok, così se arriva uno dopo non rischia di ammazzarsi. Alcune volte poi i pericoli non arrivano né dalla strada né dal cielo, ma ce li creiamo noi, come direte voi. E non so, magari leggi male la strada,
fai una piccola sciocchezza, tipo quando Luna è partita da un piazzale pieno di polvere e terra accelerando e gli è partita completamente la moto e si stava ammazzando da ferma. Molto bene. Si è slittata con la ruota dietro, giusto? Sì, diciamo. Ho rischiato di cadere. Cioè, purtroppo sono cose che succedono un po' tutti e quindi adesso ve le facciamo vedere. Porca anche imbarcata che ho preso. Oi, mi è partita di nuovo. Ho dovuto mettere giù il piede per non cadere. Ho grattato la pedana ma non il ginocchio. Ho grattato la pedana e la punta dello stivale. Mi sono cagato sotto. Beh, è sempre un inizio. Ci è poi capitato alcune volte di riprendere alcuni fans che erano con noi durante i giri. Sono stati loro in prima persona a rischiare la vita. Quindi adesso vi faccio... Oddio, rischiare la vita mi sembra un po' eccessivo. E alcuni sì, Beh, oddio, rischiare la vita, dai. E alcuni sì, alcuni no. Alcuni si sono, hanno rischiato solo di schiantarsi un attimino. Ma rischiare la vita sembra un po' eccessivo. Comunque, lasciamo decidere a voi guardando le clip che stanno per arrivare. Cosa? La verità è, però, è che il pericolo più delle volte non arriva da noi stessi, perché alla fine sappiamo di rischiare in prima persona quando siamo in moto, cioè di essere vulnerabili, diciamo. Quindi diciamo che il pericolo il più delle volte arriva dagli altri che sono in strada, che siano camper. Ma dove c***o vai? Ma sei... Scooter. Occhio che scende della gente. Ma cosa c***o stanno facendo? Insomma, c'è tanta gente che non dovrebbe avere la patente, come vi mostriamo nelle clip che stanno per arrivare. Strada mai fatta. Cioè, boh, vienimi addosso, becille. Tutte queste volte non ci è successo niente, vuoi perché andavamo veramente piano, vuoi perché comunque avendo l'interfono ci parliamo e quindi ci evitiamo i pericoli a vicenda e quindi alla fine tutto bene, quel che finisce bene. Però vorremmo aprire un capitolo a parte su com'è in Francia invece. Dove Luna, com'è in Francia? Allora, diciamo che hanno una concezione diversa del motociclista, quindi appena ti vedono arrivare si spostano, si fermano, mettono la freccia, vanno nei fossi, nei prati, comunque ti vanno sempre a passare. La prima volta infatti non capivamo, vedevamo la gente che praticamente andava con le ruote nell'erba e dicevamo, che cacchio stanno facendo? Da italiani pensavo fossero tipo al telefono e sbandassero. Sì, esatto. Cioè quando vedi uno che va nel campo dici, ma che cacchio fa? Ma starà mandando i messaggi su WhatsApp? E invece no, andavano nell'erba per farci passare. Ma non è che arrivavamo dietro a cannone che uno dice mi sposto sennò questo mi c'entra. Cioè eravamo lì dietro pian pianino e questi andavano nell'erba. Incredibile. Pazzesco. Dove vanno? Ci fanno passare. Vabbè, è un po' esagerato. Questo qua è l'Alfa? Sì, ci fanno passare. Troppa gentilezza, cioè non sono abituato. Wow. Poi rientriamo in Italia dopo più di 1000 chilometri fatti in Francia. Colle della Lombarda. Beh, a parte l'asfalto terribile che c'era dal lato italiano, anche da quello francese non era perfetto, però dal lato italiano sembrava un bombardamento. Comunque rientriamo in Italia, abituati da 2 giorni ai francesi che si spostavano, colonna di macchine e subito troviamo il fenomeno con la Fiat Stilo che taglia le curve, ci vede nello specchietto, fa apposta a mettersi in mezzo, poi finalmente su un pezzettino di rettilineo, tra l'altro strada strettissima, riesco a superarlo, ma senza fare niente, cioè nel senso, l'ho superato e mi suona mandandomi a cagare. E io sinceramente non capisco, forse è la gente in macchina che è frustrata perché vede che loro fanno la coda e tu non la fai e quindi reagiscono così. Può darsi. Comunque fatto sta che questa è la clip di appena rientrati in Italia dalla Francia. Questo è uno di quelli che potrebbe farti cadere. Non so come... guida. Io ho paura a sorpassarlo. Ma sta suonato a te? Ma che c***o? Ma penso te, a me ha suonato. Ma la gente sta male nel cervello. Cioè se non sai guidare stai a casa.
Il secondo episodio in cui ci è capitata una cosa del genere è stato quando siamo andati al Maniva. Abbiamo trovato una persona con un furgoncino che guidava all'inglese, e alcune persone ci hanno detto, dopo che aver visto il video, che secondo loro ci vedeva benissimo, quindi era legittimato a guidare in quel modo. Noi non siamo così convinti, anche perché un conto è vederlo nel video dove la telecamera distanzia sempre un po' di più il grand'angolo. Sì, spieghiamolo bene. Il grand'angolo in realtà sì, riprende un campo visivo molto ampio, ma avendo il campo visivo ampio allontana le immagini, e quindi quello che sembra lontano magari 20 metri in realtà è a meno di 10. Esatto, grazie alla precisazione. Perché qui il problema è che sì, magari ci vedeva anche a qualche metro di distanza da lui, ma visto che le curve alcune erano cieche, quando sei completamente in un'altra corsia, se ti arriva su uno dal lato opposto, lo vedi quando ormai è troppo tardi. Perciò chi dice che una guida così è legittimata, qualcuno ha detto magari è un carico fragile, quindi taglia le curve. Vabbè, allora riempiamo il camion di bicchieri, poi guidiamo dritti perché altrimenti si rompono. Ma che cosa avete nel cervello, veramente? Comunque vi lasciamo la clip e giudicate un po' voi. Supero. Vieni, non c'è nessuno. Ma cosa si mette in mezzo? Ancora nessuno, vuota. Sì, guardando questo qua l'ha tutto nell'altra corsia, quindi non è che si fa granché. Dai, adesso ce la fai a superarlo, però. Oppure altre volte sono gli stessi motociclisti che mettono in pericolo altri motociclisti per una loro guida non proprio corretta, ecco. Come sei educata, non proprio corretta. Diciamo che la strada è piena di cretini. Questa è la realtà. Sì. Non dobbiamo essere per forza friendly con la gente che va in giro rischiando di ammazzare se stessa e gli altri. C'è bisogno anche di qualcuno che dica le cose come stanno. Certo. Sono dei cretini e ce ne sono tanti, purtroppo. Sì, e sì. Poi per colpa di tutta questa, diciamo, massa di esaltati che va in giro in strada come se fosse in pista, poi cos'è la conseguenza? Che tutti quelli che non vanno in moto, ma anche tanti di quelli che vanno in moto, pensano che i motociclisti siano tutti così. Quindi nelle clip che stanno per arrivare vi facciamo vedere, diciamo, le scene più brutte che abbiamo incontrato in questi 2 anni, fatte di sorpassi a caso. Occhio amore, occhio che questo qua dietro. C'è uno in moto? Sì. Si stava ammazzando per superarmi. Che moto è? Ma che c***o, non so, ma come guida poi? Ma boh. Ma cosa fa? Sorpassi in curve completamente cieche dove non si vedeva niente, e se fossero stati fatti alla curva dopo probabilmente sarebbero sul cofano di un furgone. Abbiamo anche compagnia. Esatto. Ho detto, è cambiato suono la macchina, la moto, giro. Invece non eri te. E ti vogliono sfanalare, cazzo. Beh, questo io non l'avrei fatto, ad esempio. Sorpasso in piena curva senza vedere. Neanche questo avrei fatto. Ecco, dopo che questo viene giù così. No, esatto, un sorpasso del genere mentre arrivava giù col furgone lì, l'avesse fatto sulla curva dopo sarebbe morto. E di velocità assurde in Valtrebbia, dove tutti dicono, si sa che in Valtrebbia van forte. E qualcuno ha anche commentato quel video dicendo, ma si vede che conosceva la strada. Sì, puoi anche conoscere la strada a memoria, ma non credo che fosse un indovino che sapeva dietro la curva cieca che stava arrivando se c'era una macchina o non c'era nessuno. Quindi puoi anche conoscere le curve a memoria, ma se ti viene giù un pullman, un camion, una macchina o un'altra moto in senso contrario, non puoi saperlo. Quindi sì, diciamo che magari fare le curve completamente nell'altra corsia non è proprio una cosa molto intelligente da fare. Mi è passato uno col panigale coi jeans in curva. Ma in scioltezza, se va forte. Porca vacca, adesso arriverà anche da me. Abbiamo passato anche noi adesso. Poi nonostante tutte queste volte effettivamente sia andata bene ai protagonisti, ci sono state altre volte, e ne abbiamo visti parecchi di incidenti, dove le cose probabilmente non sono andate così bene,
e anche se non conosciamo esattamente il motivo per cui è avvenuto l'incidente, ne abbiamo visti un bel po' e alcuni penso non siano finiti benissimo, e quindi nelle clip che vi stiamo per mostrare vi facciamo vedere perché sarebbe bene andare in giro con il cervello collegato al polso e non scollegato. Quindi andiamo piano. Non so se c'è il posto di blocco. Sono giù con l'autovelox. Mi sa che c'è stato un incidente. Porca. Dobbiamo aprire poi un capitolo a parte per l'incidente che è successo a Davide durante il nostro giro, perché andavamo veramente piano, a meno di 50 all'ora, e ne sono sicuro perché io ero la prefila e stavo aspettando che arrivassero tutti per ricompattare il gruppo, quindi eravamo veramente praticamente fermi, e tra l'altro era in un punto appena riasfaltato, quindi c'era anche la strada relativamente bella. A quanto pare, da quello che abbiamo capito anche parlando con lui eccetera, deve aver sfiorato il freno e gli si è bloccato completamente il pistoncino che spinge la pastiglia contro al disco, e quindi nonostante abbia appena sfiorato il freno gli si è bloccato l'anteriore e gli si è chiuso l'anteriore ed è finito sotto al guardrail. La fortuna qui, nonostante ci fossero i guardrail assassini fondamentalmente, e poi vi spieghiamo perché, è stata che la moto è arrivata prima di lui e ha fatto da tappo, impedendogli in primis di prendere il palo di sostegno che probabilmente l'avrebbe mutilato, e poi gli ha impedito di finire nel canale in cemento di scolo, che anche lì si sarebbe fatto malissimo, e poi di finire giù dalla collina. Di questa cosa ne abbiamo parlato anche durante il video quando li abbiamo caricati. Qui sarebbe bastato semplicemente una di quelle barriere in gomma gialla che chiamano guardrail salvamotociclisti per evitare tutto questo. Fondamentalmente è una barriera di gomma a metà strada tra il guardrail e l'asfalto, che impedisce a te o alla moto, in caso di caduta, di infilarsi sotto al guardrail e di prendere quei pali in ferro di sostegno, che non so se vi siete mai fermati a guardarli da vicino, ma sono praticamente delle lame. E se ci passate la mano ovviamente non tagliano se sei fermo, perché comunque è largo così il ferro, ma pensate di arrivarci contro anche solo a 50 all'ora, e dopo che l'avete pensato magari cercate anche su Google cosa può succedere, perché ci sono un sacco di associazioni per la sicurezza dei motociclisti che parlano appunto delle mutilazioni che avvengono in strada e poi si battono per l'installazione dei guardrail gialli. E quindi vi lasciamo a questa clip che a noi ha fatto riflettere molto, e se già prima andavamo piano, dopo aver visto cosa può succedere anche andando piano abbiamo iniziato a essere ancora più prudenti, perché basta veramente un niente per rischiare di farsi veramente male, e magari non solo male. Che no, tu ti sei fatto male. Come hai fatto? Sciolata qua in curva, guarda lì. E presso il davanti? Sì. Non muovere la gamba perché adesso non senti male. No, ma io guardo. Luna, è caduto uno. Quando è caduto uno? Sì, ha distrutto la moto. Ho sentito un badabam, mi sono girato, ho visto la moto infilata nel guardrail. Porca vacca. L'ha distrutta. Nel davanti non c'è più. La tiriamo fuori, proviamo. Non si riesce a... Qua è incastrata. Sì, è proprio incastrata tra il manubrio e la carena. Facciamola da qua. Ti spingiamo giù qua. Aspetta. Un altro po' a destra e indietro che c'è la ruota qui, eh. Ferma un attimo, c'è la pedana. Per portarla fuori si è fatta tutto sotto. È già tutta rotta. Vai. Ferma. Vai. Ma che è andato perché? Dai, cerchiamo di tirarla in piedi almeno. Che danno che ha fatto? Figa, poi ho centrato in pieno il faro. Qui va bene che non sei volato di là. Guarda i pezzi dove sono andato. Quando sei qui?
Lascia stare la moto adesso in questo momento. Pensa a te. Ah, grazie. Il pilota ci sono. No, è qua. Fai una cosa, che l'adrenalina in corpo non sente. Mettiti seduto, appoggiato. Appoggiato dove c'è il palo. Proprio vedendo come va in giro tanta gente, pensiamo che dovrebbero esserci molti più controlli. Proprio quando te lo trovi davanti, alla fine ti prendi sempre un po' male. C'è controllo e controllo, nel senso, se facessero dei controlli intelligenti ci starebbero, perché oggettivamente... E poi secondo me quelli che vanno in giro facendo i cretini alla fine sono sempre quelli a cui gli va bene. Nel senso che sì, c'è il posto di blocco lì in statale, ma cioè, tanto te lo segnalano tutti, arrivi lì, vai piano. Anche questo è vero. Quindi cioè, andrebbero fatti con un po' più di criterio. Non dico come in Svizzera che si piazzano in cima al passo e controllano sotto chi arriva. Oddio, però forse anche così non sarebbe male. Sì, ma loro si mettono proprio col binocolo. Sì, forse in Svizzera sono un po' esagerati. Però ecco, piuttosto che il limite 60 come in Trentino, bisognerebbe pensare a un modo un po' più intelligente per fare dei controlli per la sicurezza. Cioè, non dei controlli per punire, dei controlli per prevenire. Potrebbero essere anche come quei cartelloni che ci sono in Svizzera con scritto Play It Safe. Non so, magari se te lo vedi lì fa un... Sì, anche magari. Non so, a me fa un certo effetto, però boh, magari c'è chi proprio se ne sbatte o di fianco al cartello passa 180 e non lo vede nemmeno. Probabile. Ecco, quindi. Comunque nelle prossime clip vi facciamo vedere quanto ci prendiamo male quando incrociamo i posti di blocco. Andavamo pianissimo, però mi ha fissato a lungo e intensamente. Vedi che tutti vanno a 60. Polizia! Polizia, bene, ottimo. Polizia! Eins, zwei, Polizei! Guardia di confine. Ah no, aspetta, ci hanno fatto il segno di rallentare. Ho visto anch'io uno. Ah, occhio, occhio, carabinieri. È 70 il limite, sto andando a 65. Uno su 10, Poi a ogni motociclista, prima o poi, nella propria carriera, capitano, diciamo, dei guasti o comunque delle cose poco piacevoli alla moto mentre si è in giro. Chiaramente non succedono mai quando sei a 10 km da casa, succedono sempre quando sei dall'altra parte del mondo. E in queste prime due stagioni ci sono successe... In realtà sono successe a me. Esatto. Sono successe a me, sarà perché la moto ha il doppio dei chilometri della tua. Comunque sono successe a me due cose poco belle. Una, si è bruciata la ventola del radiatore, si è bruciata, non ce ne siamo accorti subito, anche perché... Cioè non è che c'è un avviso che ti dice ventola radiatore bruciata. E quello che succedeva ve lo facciamo vedere nelle prossime clip. Amore, ho un problema alla moto. Cosa? Non va. Come non va? Sembra scarburata. Ma non è la prima volta? È la prima volta, sì. Sì? Che fa così, sì. Mi dice che è troppo calda. Ma adesso come va? Sto cercando di non tirarla per farla un po' raffreddare, perché ho visto che ha l'acqua tanto alta di temperatura. Eh no, amore, lo fa ancora. Devi fermarti. E cosa faccio se mi fermo? Ma tipo solo quando supera un tot numero di giri lo fa. Ecco, adesso mi è uscito addirittura l'allarme che è troppo calda la moto. Oh. Ottimo, si è spenta. Si è spenta? Fermati là dove c'è... Dove c'è l'ombra. Anzi, qua gli siamo in casa questi. Fantastico. Cioè, tipo, giravo l'acceleratore e non succedeva niente. Sto guardando se c'è un posto con dell'ombra, perché se mi fermo a sole non si raffredda niente. Eccolo qua al lago. Porca... Amore, devo fare? Non è che posso mettere la freccia, È spenta la moto. Cioè, boh, mi dici, fermati. Stavo venendo addosso? Amore, l'ho visto all'ultimo. È una situazione di emergenza, Non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più e mi devo anche sentire gli insulti. Poi mi sono accorto di cosa aveva perché per caso a un certo punto ho pensato, però si surriscalda sempre, non sento mai il rumore della ventola, sarà mica la ventola. Guarda caso. E poi era la ventola, 150 euro tra ventola e manodopera, e poi la moto è tornata precisa.
Invece l'altra volta non è stata colpa della moto, che poi è un oggetto, non è che può aver colpe. Comunque l'altra volta invece è stata colpa del concessionario, e quello, cioè, possiamo dargli anche nome e cognome, ma non lo faremo perché vogliamo evitare le querele, anche se avremmo dovuto querelarlo noi in realtà, perché durante il tagliando, concessionario ufficiale, cosa ha fatto per risparmiare? Al posto di cambiarmi il cavo della frizione usurato con un cavo originale, mi ha messo un cavo da cross, che a parte che è più fine, e poi ha chiuso con i morsetti in fondo, tra l'altro anche lì in una maniera mica tanto bella. E poi a 200 km da casa tiro la frizione in cima al passo, pam, si rompe. No amore, mi si è rotto il cavo della frizione. Non posso, se spengo la moto sono fottuto. Amore, la frizione va vuoto. Cioè non so neanche come spegnere la moto in realtà. Non lo so, l'ho tirata, ha fatto clac e la frizione molla adesso, dall'altra parte del mondo rispetto a casa. Amore, sono fottuto, perché non posso più neanche cambiare le marce. Ah no, qua c'è il filo, da dov'è che si è sganciato? Si è sganciato da sotto. Poi smadonna, arriva in cima al passo, spegni la moto facendola spegnere. Poi non avevo mezzo attrezzo neanche per sbaglio. E qua la gente dice, sì ma dovresti girare col cavo di scorta della frizione. Cioè sì, va bene, ok, però cioè, nel senso, boh, non lo so, non è una cosa che... Ma chi è che gira col cavo di scorta? Ma in realtà tanti girano con le cose di sostituzione. E chi la sa cambiare? Io no. Anche quello effettivamente, no, cambiarla tutta, boh, non lo so. Mi sa che devi... Comunque lì praticamente era metà ottobre. Iniziava a diventare buio perché erano tipo un quarto le quattro. Iniziava a far freddo perché eravamo a quasi 2000 metri. E quindi sono entrato al rifugio e meno male che loro gli attrezzi ce li avevano. Quindi in qualche modo abbiamo sistemato la moto. Abbiamo un nuovo problema alla moto, oltre alla frizione. Adesso c'è anche olio ovunque. Infatti non so se si vede, ma tipo ho la scarpa piena d'olio. Possiamo dire che è stato il giro più sfigato della storia. Adesso vi facciamo vedere le condizioni pessime in cui siamo, in cui versano le moto. Lo stato della moto è questo. C'è olio praticamente ovunque. I miei piedi lasciano impronte. Poi in realtà, come avete visto, quando siamo arrivati a casa c'era olio ovunque. Ci abbiamo messo 4 ore per fare 200 km. Cioè veramente è stata una giornata da dimenticare. Poi tra l'altro c'era talmente tanto olio che camminavo e lasciavo le impronte. Ti ricordi? Bello. Sì, mi ricordo. Sì, no, ma mi ricordo poi tutti i vestiti da lavare poi. C'era... E che tra l'altro meno male non era tutta in pelle, perché secondo me l'olio della tutta in pelle non veniva più. Erano tipo dei pantaloni tecnici. Beh, meno male che non era la tutta in pelle della Danese. Comunque dopo 4 ore... E ci siamo dovuti fermare tra l'altro varie volte nel tragitto per cercare un modo tra troppo tesa che slittava la frizione e troppo molle il filo che si continuava a sganciare. Alla fine abbiamo trovato una via intermedia, solo che la vite che tiene il morsetto della frizione in realtà è una vite portante, non so come si può chiamare, che tiene anche l'olio dentro al carter. E quindi essendo svitata buttava tutto l'olio da quel buco lì. E più vai forte, più il motore su di giri e più olio butta. Ecco, gli ultimi 100 km sono stati di autostrada ai 130, 135, 125, insomma, velocità autostradale. E quindi immaginatevi quanto olio possa aver buttato fuori durante questi chilometri. Bene, si conclude qui la raccolta dei momenti peggiori delle due stagioni. Speriamo di non dover più fare un video del genere. Più che di non dover, di non poter. Di non poter più fare un video del genere, perché vorrebbe dire che è andato tutto per il meglio. Sì, perché poi rivedere tutte queste robe condensate in un video, cioè quello che ti viene da dire è, ma quanto siete sfigati? No, però in realtà cioè, è successo nell'arco di più di 2 anni, quindi... Se lo vedesse tua madre ti rinchiuderebbe in casa. Lo vedrà coi suoi tempi, dopo un po' di tempo, poi magari si dimentica di mettere il like, poi mi dice che l'ha visto, le prendo il telefono, controllo e non è vero. Dobbiamo un po' migliorare, mamma, Comunque per questo video può essere tutto, vi ricordiamo di fare un salto nel nostro shop... E il link è in descrizione al video e soprattutto vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, perché poi tutti questi video special magari escono in date a caso, non di venerdì alle 18:30 e non di domenica alle 18:30, che sono i due giorni in cui escono i video, quindi se non avete le notifiche attive poi magari ve li perdete. E cosa dobbiamo fare poi? Spammare. E com'è spammare? Brutto sia per noi che per gli altri. Esatto. Ma soprattutto per noi che perdiamo un sacco di tempo. Invece voi cliccate la campanellina, ci mettete mezzo secondo e ci risparmiate ore di lavoro inutile. Come concludiamo il video? Ciao fans!